i giovani e le radici del futuro, in un percorso entusiasmante che favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, italiano, latino, greco, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Il nostro viaggio è tra la bella gioventù del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano, che nell'ambito dell'iniziativa Scuola Aperta ha svelato ancora una volta la propria straordinaria vitalità nel segno di una storia gloriosa. Fondato nel 1864, il liceo vanta infatti una ricca e feconda attività culturale. Insegnarono letterati umanisti di fama nazionale, come ad esempio Cesare De Titta, il poeta dai Triacorda, grammatico e filologo. Luigi Pirandello fu commissario governativo alla maturità classica dell'anno 1907. Giorni nostri, dirigente scolastico Marcello Rosato, che di eccellenze se ne intende. Io ho avuto la fortuna di dirigere tre istituti credo importantissimi per il territorio abruzzese, perché il primo anno immediatamente catapultato a Villa Santa Maria, istituto alberghiero di primissimo livello, e lì ho potuto fare un'esperienza didattica importantissima a contatto con un ambiente di lavoro con professionisti incredibili che mi hanno formato immediatamente. L'anno successivo ho avuto la fortuna di vivere il mondo dell'istituto nautico, istituto glorioso, importante, con una nave scuola che è un laboratorio galleggiante, che mi ha dato la possibilità di vedere un altro modo di fare scuola. Successivamente la fortuna di avere l'acciaiuole Naudi anche con l'istituto professionale ragioneria, che mi hanno ulteriormente fatto conoscere altri aspetti della scuola e soprattutto fatto conoscere tante professionalità all'interno della scuola. E adesso ho la fortuna di stare al liceo artistico, al liceo classico. Liceo classico, la cosa che mi ha sconvolto in positivo ed è l'energia che mi dà tutti i giorni la possibilità di poter andare avanti, è veramente un corpo docente incredibile. Io sono convinto, l'ho sempre detto anche quando facevo l'insegnante, lo dico adesso che faccio il dirigente, che la scuola la fanno i docenti. La scuola è costruita sulla professionalità degli insegnanti. E gli insegnanti, la passione, le conoscenze e la voglia di trasmettere che hanno all'interno del liceo classico è veramente strabiliante. Le radici e il futuro, dicevamo nel prologo, con la voglia di conoscere e sapere che sorregge ogni sguardo, movimento, iniziativa di studenti e docenti. Ecco i nostri tutor. Costantina. Costantina. Nico. Angela Dora. Perché hai scelto il classico? Per la formazione che mi può dare, anche dal fatto che studiamo anche fisica, chimica e in futuro per la medicina, per fare una formazione completa. Tu perché lo hai scelto il classico? Io per il semplice fatto che ero insicuro, non sapevo cosa fare, sapendo che il classico ti dà tutta la formazione di cui tu hai bisogno, mi serviva comunque tempo per decidere poi per il futuro. Si studia tanto? Il giusto alla fine. Non né troppo né poco, il giusto. Si studia il giusto e si ha anche il tempo per coltivare le proprie passioni. La tua materia preferita? Italiano. Il 100% dei ragazzi che si iscrive a questa scuola è proiettato a conoscere. Sono ragazzi che già potenzialmente investono molto nella scuola e nella propria formazione. Quindi sono ragazzi ai quali non va detto di studiare, ai quali non vanno dati incentivi, perché vengono già qui incentivati. Quindi compito della scuola diventa semplicemente quello di mettere le ali culturali ai ragazzi e farli volare. E allora eccoci alla scoperta delle attività che si svolgono non solo in aula, ognuna a proposito porta il nome di poeti e filosofi classici, ma anche nei laboratori. Obiettivo comune è quello di sviluppare una capacità espressiva emancipata al passo coi tempi, creando un'armonia tra approccio scientifico ed umanistico, e l'offerta formativa diventa sempre più moderna. Oh mio Dio! Che stai facendo lì? Sto liscando. Nella mia parte? Era la tua parte. Ah, Ire, te la sei presa da sola questa parte. E per l'anno prossimo abbiamo messo in cantiere tante iniziative di offerta formativa di cui andiamo fieri. Una molto importante riguarda la curvatura biomedica,
che daremo a questa scuola, quindi il liceo classico non perderà assolutamente la sua valenza umanistica, storica, filosofica, ma faremo 2 ore aggiuntive per i ragazzi del primo anno e del terzo anno di materie di fisica di laboratorio e addirittura al terzo anno biologia medica. Questo perché da parte delle famiglie e dei ragazzi c'è la volontà ad approfondire queste tematiche, perché molti poi sosterranno gli esami d'ingresso alle facoltà sanitarie e mediche, e quindi noi offriremo gratuitamente ai nostri alunni anche queste informazioni. Si tratta di un indirizzo che prevede, rispetto a quello tradizionale, al primo biennio l'introduzione di 2 ore di fisica, oltre a quella di matematica e a quella di inglese, conversazione in inglese tramite anche la presenza di un esperto in lingua inglese, madrelingua inglese. E poi nel triennio prevede anche 150 ore in tutto il triennio, di cui 50 ogni anno, che saranno poi svolte dai nostri docenti interni di biologia e anche in collaborazione con l'Ordine dei Medici della provincia di Chieti, con specialisti medici qui in attività d'aula e anche di laboratorio. Maturità classica che fornisce l'elasticità mentale necessaria per proseguire poi con qualsiasi facoltà universitaria, facendo del dinamismo e dell'aggiornamento continuo di metodi e strumenti didattici i punti di forza. Ecco l'aula di scienze. Cerchiamo il più possibile, io e la mia collega professoressa De Simone, di portare i ragazzi in laboratorio, perché sappiamo che stimola tantissimo la capacità di diverse competenze, insomma la capacità di osservare, di saper descrivere, di formulare ipotesi, di trarre conclusioni. È un momento in cui i ragazzi sono i veri protagonisti dell'attività di insegnamento-apprendimento ed è sicuramente molto efficace per noi e per loro. Per i ragazzi del classico, le scienze quanto sono importanti? Sono comunque materie da studiare, importanti, perché ci sono anche persone che vogliono studiare dopo medicina o matematica, quindi materie scientifiche. Cioè non è che perché un liceo classico non si studiano, ecco. Il barbiere preferito? Non ci vado alla barbiera. Perché scegliere il classico? Perché il classico ti prepara culturalmente per tutte le materie. Cioè, secondo me, se fai il classico puoi scegliere qualsiasi indirizzo poi all'università e ti prepara culturalmente alla vita. Interviste ed esperimenti anche in prima persona nel laboratorio di fisica. Nel verso della freccia. Niente, vediamo se la no, anche lei. E se vado forte forte? Prova. A un certo punto si ecco. Esperimento riuscitissimo, scossa a parte. Scossa a parte, sì. Sì, no, niente, questo è un esperimento relativo appunto all'induzione elettrostatica e quest'anno stiamo riattivando il laboratorio, sostanzialmente questo. I ragazzi, questa è la seconda volta? Sì. La seconda volta che li portiamo, un laboratorio molto fornito, e quindi io con la professoressa Sosto e il professor D'Amico stiamo rimettendo piano piano in funzione un po' il tutto, e soprattutto vedere, come potete vedere, ci sono tantissimi strumenti, quindi stiamo cercando di capire cosa funziona, cosa non funziona, cosa è da riaggiustare e così via, e anche in previsione dell'offerta formativa che ci sarà l'anno prossimo, quindi e niente. Perché sostanzialmente è più formativo far vedere l'esperienza piuttosto che spiegarla. Giovani che non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere
come disse Plutarco. Liceo che si concentra su materie che formano la mente, ma anche su quelle imprescindibili come la lingua inglese, progressivamente potenziata e appresa con metodi moderni, giovani, anche cantando. Sempre, si parla sempre inglese e cerchiamo di rendere le lezioni comunque anche accattivanti, interessanti, affrontando diversi problemi, diverse tematiche, e più che altro vicine ai ragazzi, ecco. Quindi anche tematiche che riguardano proprio i giovani, gli adolescenti, e conflitti con le famiglie, con gli amici e quant'altro, per proprio per far sì che le lezioni possano essere affrontate anche in maniera semplice, spontanea, moderna soprattutto, e nel modo appunto più spontaneo possibile. And in the make a lot of soul, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one there. È una maniera alternativa per imparare l'inglese e diciamo può essere più efficace del solito metodo magari di stare in classe, lezione frontale, magari con il libro. Può essere utile trovare questi metodi alternativi anche perché forse sono più vicini agli studenti e appunto sì, per quel che mi riguarda lo trovo molto utile. Saluta in inglese la fidanzata che ti sta seguendo da casa. Hello my dear, I hope I will find you near no. Very soon. Allora la traduci per chi non conosce l'inglese? Ok, saluto la mia ragazza, probabilmente non so dove ti trovi adesso, dove abiti, però spero che un giorno ci incontriamo e saremo felici insieme. Il regista ha dato la parte a questa mezza specie di elefante che entra così, con una pesantezza. No, questa parte deve avere la filatezza e eleganza, che solo io ho. Corpo, emozioni, sensi, voce, espressioni. Al classico il teatro diventa parte dell'attività didattica. Si recita, si costruiscono i personaggi, si crea lo spettacolo rivisitando opere classiche. Un approccio bellissimo in un'esperienza ormai consolidata che rientra nelle ore di italiano e che si avvale di consulenze esterne nel pomeriggio. La passione, il grande, insostituibile stimolo. Classico è impegno e studio, ma è anche, voglio dire, anche diversità nel rappresentare momenti, teatro, canto, musica. Noi qui facciamo di tutto. Questo palco appunto ci permette di dedicarci a attività multiformi e varie. Questa esperienza, diciamo, non la dimenticheremo mai, appunto perché ha contribuito un sacco a plasmare le nostre personalità, a scoprire noi stessi e quindi anche i nostri pregi, anche i nostri difetti. Inoltre è stata un'esperienza molto bella da fare, soprattutto nel vedere come molti di noi si sono messi in gioco in appunto un progetto che era completamente nuovo. Cerchiamo di scegliere un'opera classica in modo che poi lo studio profondo, approfondito di quell'opera rappresenti per loro anche una propedeutica allo studio del teatro, della letteratura negli anni del triennio. E l'opera che avete visto appena, diciamo, uno squarcio insomma, rappresentata sono Le Troiane di Euripide, che i ragazzi studieranno nel secondo anno del liceo, insomma del triennio. Mi dai ostili da quando Paide, tuo figlio, appena nato sfugge alla morte. Lui, per il suo amore di un letto chiuso, distrutte queste rocche di Bergamo. Per lui, di fronte a Pallade, stanno distesi nel sangue i cadaveri, pasto degli avvoltoi. Lui ha distrutto la città. È anche diciamo, un'esperienza di studio profonda perché chiunque può capire che avvicinarsi all'opera nella sua integrità rappresenta un'occasione unica.
che viaggio a Siracusa per il Teatro Greco. Grazie, grazie che mi dà l'opportunità di parlare di questo, perché questo rappresenta un altro fiore all'occhiello di questa scuola. Da tanti anni, praticamente da quando c'è questo laboratorio teatrale, noi partecipiamo anche al Festival dei Giovani, che ogni anno l'INDA, che è l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, organizza per i ragazzi della loro età. Si tratta anche di partecipare a una selezione preventiva a cui la nostra scuola, il nostro liceo, nella quale è sempre risultata vincitrice, nel senso poi che siamo stati sempre ammessi, e anche poi insomma recitare in un teatro classico per loro rappresenta un'esperienza. Io, avendo studenti anche adulti adesso, mi hanno sempre riconfermato che è un flash della loro adolescenza che non si cancella mai più. E non finisce qui, perché Ivan e Alessandro hanno avuto la possibilità di autogestire lo spazio teatrale del liceo, al di fuori delle ore di lezione, sempre nel pomeriggio. Sono due ragazzi strani ma bravissimi. Infatti si chiamano l'uno e l'alto dal punto di vista professionale. L'uno e l'alto, quindi tutto nasce dalla grande passione. Esatto, sì, nasce tutto dalla grande passione, sicuramente dal preside che ha dato tutto e ha fatto sì che noi potessimo autogestire il teatro e quindi portare alla fine dell'anno uno spettacolo scritto da noi e interpretato dai ragazzi, quindi abbiamo formato una vera e propria compagnia. Ma hai detto bene tu, cioè la passione è quella che deve servire a tutti quanti. Io non ci volevo neanche a sta scuola comunque, ci hanno mandato. A parte gli scherzi, noi ci riuniamo in questo spazio una volta a settimana, il mercoledì, e facciamo due ore di laboratorio teatrale in cui nella prima parte abbiamo, diciamo, aiutato i ragazzi a conoscersi un po' tra di loro, a esplorare le emozioni, e nella seconda parte invece ci stiamo occupando proprio della messa in scena dello spettacolo. Straordinario liceo che prepara le professioni del futuro. Lo ha detto Umberto Eco, insegna a ragionare e a resistere, una frase di Luciano Canfora, e si avvale per la conoscenza del latino e del greco, lingue antiche che propongono veri problemi da risolvere e non semplici esercizi da eseguire, di nuovi strumenti, ottimizzando tempi e risorse. L'aula multimediale e quella interattiva ne sono esempio eloquente. Noi stiamo svolgendo un modulo di lingua e cultura latina con l'ausilio di uno strumento didattico innovativo, che in questo caso è Padlet. Padlet non è altro che un muro virtuale dove i ragazzi possono realizzare lavori di gruppo in simultanea, e quindi questo permette un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse. È uno strumento di grande versatilità didattica, insomma, che serve anche per diversificare le strategie didattiche, per motivare i ragazzi all'apprendimento, e l'apprendimento che si viene a realizzare, come potete vedere insomma nello schermo, è anche un apprendimento di tipo reticolare. I ragazzi hanno la possibilità di inserire foto, link, immagini, video, di scrivere in simultanea sulla piattaforma e di poter poi in qualche modo consultare il link a casa anche per uno studio domestico. Padlet ha moltissimi vantaggi. Il primo è che si può lavorare in simultanea, appunto. E la seconda che si può consultare un link anche da casa. Peccato che da casa noi non possiamo modificare niente, possiamo solo leggere. E un altro, come ho detto, importante vantaggio è che si può lavorare in simultanea e si possono aggiungere immagini, video, foto e anche link se si vuole. Qui
ragazzi sono liberi di organizzare anche delle, una forma di cineteca, quindi insomma si riuniscono per visionare filmati anche in forma autogestita, la utilizziamo per accogliere gli studenti di terza media, come per esempio accadrà oggi nei nostri laboratori. Abbiamo esteso addirittura gli incontri anche agli studenti di seconda media, proprio per far capire l'importanza della lingua che parliamo e di essere consapevoli della lingua che parliamo e di quanto latino e greco in realtà parliamo senza saperlo. Adesso l'ora di educazione fisica in palestra, con lo sport che rappresenta per i ragazzi un momento di svago, ma allo stesso tempo fase importante per la loro crescita, benessere e sollievo dai carichi di studio e nuove discipline. Umberto Cianfrone, docente di scienze motorie, ma anche preparatore atletico, altra eccellenza. Palmati sui 5 anni cerchiamo di far fare diverse esperienze ai ragazzi, anche con dei progetti interessanti fatti all'esterno, valorizzando il territorio secondo noi, come ad esempio il nuoto, diciamo, alle piscine alle gemelle, il tennis al circolo tennis. Quest'anno è partito un bellissimo progetto di tiro con l'arco con un'associazione del territorio e in più qui a scuola, insomma, diversi sport di squadra, atletica leggera, insomma, spaziamo un po' a 360 gradi. Partecipate anche a competizioni che riguardano le altre scuole? Sì, partecipiamo ai giochi studenteschi, ai gruppi sportivi, il pomeriggio la scuola è aperta, e cerchiamo di dare ai ragazzi un ventaglio di possibilità più ampio possibile. Sembra strano, ma all'interno di questa scuola si pratica piscina, si pratica tennis, calcio a 5, calcio a 11, quest'anno anche tiro con l'arco e porteremo anche i ragazzi delle prime quest'anno a sciare con maestri di sci montagna. E parteciperemo a tutti gli eventi del territorio, anche altri, pallavolo, e basket. E penso che per essere un liceo classico, tutte queste attività sportive, qualcuna tipo il calcio a 11, anche seguita da me, perché chiaramente amante del calcio, penso che anche l'aspetto sportivo sia importante, nonostante liceo classico, fondamentale per questa scuola. Liceo Vittorio Emanuele II, dotato di una preziosa biblioteca che consente di dare ai libri della scuola un'appropriata collocazione e il loro giusto valore in un ambiente raccolto e congeniale. Belle sensazioni per i ragazzi. È una bella sensazione perché siamo come una grande famiglia, siamo tutti in contatto tra di noi. Se io non so fare questo è come se tu mi completassi e me lo insegni tu. E non è un concetto di esclusione, ma un concetto di inclusione. E mi sento benissimo a studiare in questa scuola. Sei un adolescente serena, felice. Poliutropon, ecco l'aggettivo. Versatile. Poliutropon, Nico, che fa il quarto anno. Che si volge in più direzioni, poliutropon, poliu molto e tropon, tropon dal verbo trepo, volgere. Andra moiene pe musa, poliutropon, canta a me, o musa, tu. Canta, mio diva, del pelide Achille che infiniti lusti addussi agli Achei. Traduzione di Vincenzo Monti. Nella biblioteca sono custoditi volumi di pregio, mentre la produzione letteraria interna è stata pubblicata anche dalla gloriosa casa editrice Rocco Carabba. Ci siamo impegnati a digitalizzare o a catalogare in maniera digitale i libri conservati in questa biblioteca. In particolare abbiamo acquistato il software di catalogazione che è lo stesso disponibile alla Biblioteca Comunale Raffaele di Bellatore di Lanciano, quindi il disegno è, l'obiettivo è catalogare i nostri libri con questo sistema di catalogazione e far confluire la notizia dell'esistenza di alcuni volumi anche di pregio di questa biblioteca nel catalogo della Biblioteca Comunale di Lanciano.
Spazio vitale anche l'aula del pensiero intitolata a Benito e Tonino Lanci. Non ci sono banchi ma comode poltrone tutte in cerchio. Qui si discute di ogni argomento, liberi, ragazzi e professori. Di cosa stavate dibattendo adesso? Oggi noi di solito veniamo qui per parlare del libro del mese, che i ragazzi leggono ogni mese, ma oggi parlavamo di dei promessi sposi. Alcune frasi di Manzoni che, sulle quali abbiamo voluto riflettere. Un grandissimo arricchimento della nostra scuola, in particolare perché ci aiuta, essendo noi in cerchio, riusciamo ad essere più liberi nei nostri discorsi, ha la funzione di implementare una didattica laboratoriale che ci aiuta a sviluppare il nostro pensiero, un pensiero che poi ci sarà fondamentale nella vita. Liceo che dunque infiamma l'intelletto, vero passaporto per il futuro che tiene ben salde però le sue radici. Il finale con le altre anime di un istituto che promette sempre di rinnovarsi, consapevole che la conoscenza è l'arma più potente da utilizzare per cambiare il mondo. Qui abbiamo assistenti tecnici e abbiamo i collaboratori scolastici, che sono l'altro cuore della scuola, quello che rende la scuola funzionale, quello che rende la scuola sempre pulita. Loro sono sempre il front office nei confronti delle famiglie e degli alunni e quindi rappresentano il primo sguardo, il primo sorriso che si incontra all'interno della scuola. E questa scuola funziona grazie a tutte quante le componenti e loro sono una componente fondamentale di questa scuola. Che veramente fa la differenza. E allora possiamo concludere questo viaggio all'interno del liceo classico con queste parole. Sì, è una scuola viva, che si vuole bene, da provare ed amare.